comunista. E poi c'è stato il ciclo repubblicano di cui nessuno parla, cioè il comunismo effettivamente non è mai finito. Quando l'Italia perde le colonie, quando l'Italia si siederà al tavolo della seconda guerra mondiale, e De Gasperi cercherà di riprendersi le colonie, dice va bene, l'Etiopia no, perché l'Etiopia ha subito un'aggressione fascista, quindi l'Etiopia non la possiamo volere indietro, ma dateci le nostre colonie. Cioè sono stati in qualche modo dentro quella retorica, perché gli anni erano quelli, insomma gli anni 50 non erano così lontani dal fascismo, e però in un fondo già c'era una rimozione reale, quella scena già c'è tutto. Poi c'è anche una bella scena, in questo senso una bella scena, una scena nei Soliti Ignoti, quando Vittorio Gassman cerca di adescare la giovane servetta per entrare nella famosa casa, no? Thank you.
fa vedere le loro fotografie, mi raccontano le loro storie. No, a me incuriosiva molto perché l'ho usato per il mio romanzo, anche perché io sono una che usa le immagini molto, soprattutto quando fai un romanzo storico devi aggrapparti a qualcosa perché tu non c'eri nell'Ottocento, nel Cinquecento, eccetera, no? E le immagini, quello che ci resta, la storia dell'arte, è sempre per me un viatico molto utile. E io ho parlato molto di questa... questa fontana che si trova a Marino ai Castelli, dove vedete ci sono quattro ospedali scatenati vicino a Roma. Se volete poi un giorno anche vedere un'altra presenza africana a Roma, potete andare alla chiesa di Sant'Ignazio, dove c'è l'iconografia dell'Africa. Poi ho avuto anche proprio dei contatti con persone che abitano qua adesso, cioè se c'hai uno scambio con afro-italiani. Io mi chiamo Flaminia. Flaminia mi chiedeva le mie fonti, in realtà forse la mia fonte principale è la mia vita, perché quando ero piccola che mi trascinavano a Termini, no? Perché quando i miei genitori sono venuti qua negli anni 70, mi dico sempre che sono venuti in aereo, perché effettivamente in quell'epoca il viaggio era possibile, cosa che adesso è diventata impossibile per i somali venire in aereo, perché abbiamo affidato, ahimè, i viaggi alle mafie. E quindi quando si doveva incontrare mio padre con i suoi vecchi amici, perché mio padre è venuto qui in fuga dalla dittatura di Siad Barre, quindi vedevi tutto un gruppo di esuli politici che si vedeva in via dei Mille, cioè l'hotel Archimede, dove c'è ancora. Quasi in acqua a tuffarsi, un po' paura immagino,
per recuperare la rivincia. Quindi a Roma, vicino al marino, questo me lo posso mantenere perché mi fa la però devo soltanto prendere. Con lentezza, perché tutta la via era ingombra di gente in tumulto. Dalla piazza di Montecitorio, dalla piazza Colonna, venivano clamori e si propagavano come uno strepito di tutti. Aumentavano, cadevano, risorgevano, misti agli squilli delle trombe militari. La sedizione ingrossava nella sera cenerea e fredda. L'orrore della strage lontana faceva urlare la plebe. Uomini in corsa, agitando grandi fasci di foglie, prendevano la calca. Emergeva distinto sui clamori il nome d'Africa. Per 400 bruti, morti brutalmente, mormorò Andrea, ritirandosi dopo aver osservato allo sportello. Quindi questa frase in qualche modo fu considerata una grande vergogna, no? Cioè, tu hai costruito tutto un'impalcatura retorica.